Una mostra al Museo Regionale di Scienze di Torino fino al 1° maggio, mostra di pittura dedicata a due artisti legati da una profonda amicizia, Giuseppe Zigaina e Pierpaolo Pasolini. Da aprile si affianca all'esposizione una rassegna di film e uno spettacolo teatrale. Erano legati da una sincera e profonda amicizia, oltre che da una visione simile dell'arte, Giuseppe Zigaina e Pierpaolo Pasolini. Il pittore inoltre è stato il principale interprete di molti aspetti inediti della vita e dell'opera del grande regista, con cui collaborò anche alla produzione del Decameron. 50 i quadri in mostra a Torino di Zigaina, caratterizzati inizialmente da una forte carica espressionista per approdare a un linguaggio più metaforico e visionario. Accanto una ventina di disegni di Pasolini, tra questi alcuni ritratti di Maria Callas. Dopo la morte di Pasolini, Zigaina ha dedicato all'amico numerosi scritti, elaborando la tesi che l'artista stesso avrebbe concepito la propria morte come un linguaggio destinato a incrementare di senso la totalità della sua opera. La mostra nasce da un progetto dell'Associazione Italiana Paralisi Spastica, dedicato ad arte e disabilità. Zigaina ha una grave menomazione all'arto destro e dal mese di aprile viene accompagnata dalla proiezione di alcuni film di Pasolini al Baretti e dall'esordio dello spettacolo Ruppe Pè del torinese Dino Mascia, liberamente ispirato allo scrittore e regista.